33esima domenica del tempo ordinario. Siamo ormai addirittura d'arrivo in questo anno liturgico. E allora ascoltiamo la seconda delle tre parabole del regno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impegnarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori, nelle tenebre, là
sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Ancora una parabola sul regno. Una parabola che ci parla della fiducia di un Dio che parte e consegna a noi le sue cose. Ciò che vi è di prezioso viene affidato, come accade all'inizio della storia, quando Dio ad Adamo consegna la terra perché essa venga custodita e coltivata. Un dono meraviglioso ci viene fatto, è quello della libertà e della fiducia. Ecco, allora, i talenti che ciascuno di noi riceve e che è chiamato a mettere a frutto, perché, come ogni dono d'amore, anche questo, messo in relazione, in dialogo, possa crescere, migliorare e soprattutto moltiplicarsi. Ama e così moltiplichi la vita. Il padrone ritorna e moltiplica anch'egli. Dona ancora di più a chi ha saputo far fruttare quei talenti. Infatti, il padrone conclude sempre le sue espressioni dicendo: prendi parte alla mia gioia. Ed è questa la cosa straordinaria che Dio fa con ciascuno di noi quando mettiamo in gioco le cose che Lui ci consegna e non abbiamo paura. Non tratteniamo per noi, non nascondiamo sottoterra, non temiamo il Signore, ma riconosciamo il suo amore. O Spirito Santo, Gesù ha rivelato il tuo mistero e ha detto che tu sarai il nostro consolatore ogni giorno fino al suo ritorno. Noi crediamo in te e crediamo che questa è l'ora tua, l'ora della Pentecoste. Vieni, Spirito Santo, vieni e vinci ogni paura dentro di noi. Rendici felici di credere, di sperare, di amare. Metti entusiasmo nella nostra vita, mitezza e serenità nel nostro cuore. Vieni, Spirito Santo. Rendici un cuore solo e un'anima sola affinché il mondo creda in Gesù, Figlio di Dio. Vieni, Spirito Santo. Concedici il dono di amare la Scrittura per conoscere la voce viva di Gesù. Rendici umili e semplici per comprendere i misteri del Regno di Dio. Vieni, Spirito Santo. Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore e il fuoco dello Spirito. Vieni, Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti.